Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di ospitare Massimo Lecalcati, che ringraziamo, che presenta il lapsus della lettura, leggere i libri degli altri di Castelvecchi. E insieme all'autore intervengono Federica Manzon e Cristina Guarino. Grazie e buona serata. Buonasera, cominciamo questa presentazione. È un bellissimo momento, le date, i luoghi sono sempre molto importanti ed è bello inaugurare la presentazione di questo libro, Il lapsus della lettura, a Milano, che è la casa di Massimo Recalcati, e alla fine del mese lo presenteremo a Roma, che è la casa della casa editrice che l'ho pubblicato, quindi sono due luoghi importanti e questa è un'inaugurazione in qualche modo. Questo libro raccoglie delle scritture, delle recensioni che nel corso del tempo Massimo Recalcati ha dedicato ai testi, ai libri degli altri, come recita il sottotitolo, leggere i libri degli altri. E sono veramente territori sterminati, molto vasti, veramente c'è una ricchezza di riferimenti, di interlocuzioni davvero imponente. Si va dai filosofi ai maestri psicoanalisti, ai poeti, gli scrittori, i musicisti, i registi, quindi c'è veramente tutto il tesoro del patrimonio della cultura, un vasto campo del sapere e si attraversano questi autori con l'idea che leggere in qualche modo è come vivere, i romantici dicevano che vivere è scrivere, vivere è leggere, quindi c'è questa idea che il mondo può essere attraversato e trasformato in libro e che nella scrittura si deposita qualcosa di un segreto della vita in qualche modo ed è molto appassionante questo attraversamento perché in qualche modo attraversando la voce degli altri e porgendo un ascolto attento ai loro testi, alle loro scritture, quindi un atto che contraddistingue il mestiere dello psicoanalista, si traccia cammin facendo una sorta di autobiografia intellettuale di Massimo Recalcati. Emergono a poco tutti quei temi, quelle questioni vibranti che nel corso degli anni hanno agitato, inquietato il suo pensiero e che poi sono al centro anche del dibattito culturale del nostro paese. Quindi è molto bello perché questo libro in qualche modo somiglia a quelle descrizioni di Pierpaolo Pasolini, dove mentre si porge l'orecchio all'altro, si costituisce la figura dell'intellettuale. E forse non è un caso che questa tessitura dell'itinerario intellettuale di Massimo Recalcati sorga quasi per gemmazione spontanea attraverso l'ascolto dell'altro. E allora ringrazio molto Massimo Recalcati di essere qui e di inaugurare appunto questo nuovo inizio, per usare anche un'espressione a lui molto cara, e ringrazio Federica Manzon, scrittrice che da poco è diventata direttrice editoriale di Guanda, quindi cogliamo anche questa occasione per augurarle insomma un buon inizio per l'appunto. E allora lascio a lei la parola e ringrazio anche voi di essere venuti. Grazie, buonasera a tutti. Io dirò solo due cose per lasciare subito la parola a Massimo, perché questo libro, come dicevamo, è un libro guidato dall'amore per i libri, però che attraverso l'amore per i libri tesse un intreccio i cui nodi sono i nodi del pensiero di Massimo Recalcati, i punti su cui hai insistito, perché la cosa bella secondo me di questo libro è che è un ascolto delle voci degli altri, è un attraversamento di quello che gli altri ci dicono, però anche un essere ascoltati dai libri, dalle opere d'arte, dai film, dalle canzoni, è un dialogo costante e questo forse perché poi al centro della pratica psicanalitica, più di qualsiasi altra pratica, forse c'è l'intimità con la parola. E cosa questo ci dice, cosa ci sposta, cosa ci mette in questione. Io volevo partire subito da citandoti, c'è un tuo capitolo che si intitola Chi ha paura della psicanalisi? E mi sembra che chi ha paura della psicanalisi, noi possiamo tradurlo subito in un altro modo e dire chi ha paura della lettura, chi ha paura di chi legge. Sono due cose che accomunano, psicanalisi e lettura. Io mi sono chiesta forse perché qualcosa le accomuna e ci spaventa, sono due pratiche inattuali,
sono due pratiche che richiedono uno scarto rispetto al fluire del tempo, ci obbligano a non essere presi nella velocità, ci obbligano a un ascolto che non è un ascolto per identificazione, spesso un ascolto per essere spostati, ci obbligano a esporci per divenire qualcun altro. E quindi volevo chiederti proprio di partire da questo punto qui. Chi ha paura della psicanalisi e chi ha paura della lettura? Perché ci fanno così tanta paura e come facciamo invece a difenderle? Allora, facciamo in modo che io faccio un primo intervento e poi riprendete voi la parola, perché appunto pensavo più oggi a una conversazione, visto il luogo, che non a una lezione. Vengo da Verona, dove ho fatto 4 ore di lezione, dunque qui conversiamo amabilmente, diciamo. Allora, intanto il sottotitolo sembra pleonastico, no? Cioè, leggere i libri degli altri. Uno potrebbe dire, beh, ma esiste la possibilità di leggere se non i libri degli altri? Quando leggiamo, non siamo forse sempre obbligati a leggere i libri degli altri? No, non va da sé. Ci sono lettori che non leggono il libro degli altri mentre leggono, che continuano a leggere il proprio libro attraverso il libro degli altri. È come quando, diciamo, voi qui stasera avete visto l'esempio contrario, è come quando si presenta il libro di qualcuno e gli interlocutori parlano del proprio libro. Non parlano del libro che presentano, ma parlano dell'ultimo libro che hanno pubblicato. Per leggere bisogna decentrarsi, bisogna entrare davvero nel libro, nel mondo di un altro, e quindi bisogna perdere il proprio mondo. Per questo la lettura è un esercizio per certi versi ascetico, cioè ci costringe a lasciar cadere il nostro io e a entrare davvero nella vita, nel mondo di un altro. Per questo Umberto Eco diceva che chi legge ha più vite e chi non legge invece ne ha una sola. Più libri leggiamo, più le nostre vite si moltiplicano, no? E meno libri leggiamo, più la nostra vita si restringe a una sola. E quello che motiva anche Wittgenstein quando dice, appunto, l'ampiezza del nostro linguaggio coincide con l'ampiezza dell'orizzonte del mondo. Quindi più il nostro linguaggio si arricchisce, più si amplia, e la lettura è un modo per ampliare il nostro orizzonte, l'orizzonte del nostro linguaggio, più si amplia l'orizzonte del mondo. Allora, in questo senso la lettura è un'esperienza in cui noi ci spostiamo dal nostro io e non trattiamo il libro come uno specchio in cui noi cerchiamo la nostra immagine riflessa, diciamo. Piuttosto facciamo un'esperienza di perdita del nostro io, no? In questo senso la lettura assomiglia un po' alla psicoanalisi, come diceva Federica. Effettivamente nel mestiere dello psicanalista la lettura è imprescindibile, non solo perché, diversamente dal dentista, per esempio, o dal gastroenterologo, o dal commercialista, che fanno le loro professioni e leggono e si aggiornano, quelli bravi, per rendere più sofisticato e più efficace il loro intervento tecnico. Ma non sono obbligati, per fare bene la loro professione, a leggere Shakespeare, a leggere Sofocle, a leggere Philip Roth, a leggere McCarthy. Lo psicoanalista sì, è obbligato. Se vuole, diciamo così, raffinare il suo intervento coi pazienti, è obbligato a moltiplicare le sue letture. La lettura fa parte della formazione dello psicanalista, ma non solo fa parte della sua formazione, ma è qualcosa che accade in ogni seduta. In ogni seduta, in fondo, lo psicoanalista trova che ci sia qualcosa da leggere.
nel soggetto che parla, qualcosa da ascoltare, ma anche qualcosa da leggere. Possiamo facilmente immaginare che un soggetto assomiglia a un libro, che noi tutti siamo un libro e composto di tante pagine, e che quando un paziente racconta un sogno, nel sogno c'è qualcosa da leggere, e che quando un paziente fa un'associazione libera, l'associazione libera è qualcosa da leggere, e che quando un paziente porta un sintomo del corpo, un malessere del corpo, anche nel malessere del corpo c'è un geroglifico, c'è una metafora, c'è una metonimia, c'è una figura retorica che chiede di essere letta. Farei una seconda nota, quindi leggere il libro degli altri non va da sé, no? Noi dobbiamo veramente staccarci dal nostro io per entrare in un altro mondo, in un altro universo. In questo senso ho descritto una volta il libro come se fosse un mare, no? Il libro assomiglia al mare, perché il mare riunisce terre, popoli, linguaggi differenti, e il libro è riporta, diciamo, l'aperto del mare, no? Uno che non legge è come se uno che nuota in piscina, diciamo così. Nella sua piscina, dove tutto è trasparente, tutto è visibile, un mio paziente è diventato famoso ultimamente perché cito spesso questo tema della piscina, ama nuotare, ma ama nuotare solo in piscina, su e giù della vasca. E perché non può nuotare solo in piscina? Perché è terrorizzato dal mare. Il mare è un luogo aperto, il mare è insidioso, immagina popolazioni di mostri, di alghe velenose, di vortici che lo trascinano verso il basso. Dunque dice: nel mare c'è il panico. La piscina è tutto ordinato, un rettangolo definito. Ecco, il libro assomiglia a una piscina o assomiglia al mare? Lo sforzo che io faccio in queste letture, Cristina mi onora avvicinando questo libro a un altro libro che io amo molto di letture, che è Descrizioni di Descrizioni di Pasolini, che raccolgono appunto tutte le recensioni in fondo che Pasolini aveva fatto nella sua vita. Ecco, diciamo, se uno accosta queste letture di libri, si trova nel mare, non si trova in piscina. Lo sforzo che io faccio è pensare il libro a partire dal mare, non a partire dalla piscina. Con un'aggiunta che farei, che il libro apre sempre ad altri libri. Se voi prenderete questo libro parla di libri, e ogni libro evoca altri libri. Recentemente un giornalista, interpellandomi sulla natura di questo libro, mi dice, pone una vecchia domanda filosofica anche, no? Ma lei pensa che esista il libro dei libri? Come dire, esiste la biblioteca delle biblioteche? Quella di Alessandria, per esempio, no? O quella di cui parla Umberto Eco nel Nome della Rosa, che prende fuoco alla fine? E la risposta è evidentemente no. È nella natura del libro escludere che possa esserci un libro dei libri, perché il libro evoca altri libri e i libri evocano altri libri. Non esiste un libro del libro perché non esiste una lingua unica, una sola lingua, perché le lingue sono molteplici, plurali, no? E quindi moltiplicano i mondi. L'idea che possa però esistere un libro del libro è l'idea del fanatismo, del fondamentalismo. La Bibbia è stata pensata, diciamo così, da alcuni fanatici, non dai biblisti evidentemente, come il libro dei libri, il libro che mette a morte tutti gli altri libri perché dice la verità ultima sul libro. E questo è all'origine di tutti i fanatismi, di tutti i regimi, di tutti i totalitarismi. Cosa fanno i regimi di ogni colore, nero, rosso? La prima cosa che un regime fa, censurare i libri. O ancora di più, bruciare i libri.
il rogo dei libri è l'immagine appunto della idea che esiste un solo libro, il libro dei libri, che poi si chiami Mein Kampf o si chiami Fahrenheit. Si chiami Fahrenheit o si chiami il libretto rosso di Mao o si chiami il Corano, qualunque libro che pretende di essere il libro dei libri è un delirio, non è un libro. Allora, quindi questo effetto di moltiplicazione dei mondi, dei libri, delle citazioni, dei riferimenti, anche labirintico, è un effetto che uno prova a leggere questo libro. Io mi auguro davvero che il lettore che prende questo libro sul serio andrà a leggere i libri di cui parlo se non li ha letti ancora. E quindi questo libro si apre su altri libri. O su altri film anche, perché il riferimento al cinema è un riferimento a me molto caro. Vedo Andrea Bellavita che è apparso, che è un grande studioso di cinema oltre che essere un grande amico. Il riferimento al cinema vale esattamente lo stesso, non esiste il cinema del cinema. Ho sempre soggezione a parlare di cinema aggiungerei altre due cose. Questa cosa del libro che richiama il libro, del libro che spinge verso altri libri, della inesistenza del libro del libro, è anche al cuore un po' della nascita di questo libro, perché con Cristina questo libro non è pubblicato da Einaudi o da Feltrinelli, lo dico con tutto rispetto per Castelvecchi, che è un editore che ha una sua identità, una sua storia, un suo rilievo. È pubblicato, diciamo così, da un editore rispetto a questi grandi minore, no? Ma questa è la casa giusta, perché i libri si scrivono a partire dagli incontri. I libri sono un incontro. Leggere un libro è fare un incontro, e ci sono libri che cambiano il corso della nostra vita. Potrei citare per esempio l'impatto di San Francesco detto d'Assisi con la versione volgare dei Vangeli nella prigione di Perugia. È un libro, ma è un libro che gli cambia la vita per sempre. O posso citare l'incontro del giovane Sartre appena terminati i suoi studi di filosofia a Parigi, che si reca a Lovagno e incontra i libri di Husserl e di Heidegger. I libri veramente cambiano la vita. Posso fare un esempio molto personale di quando da ragazzo, avrò avuto 16 anni, forse 17, prendo sui tram di Milano, nelle metropolitane, quando ancora si leggeva e non si guardava il cellulare, tra le mani una edizione un po' tarocca, diciamo, poi ho capito essere un po' tarocca, della interpretazione dei sogni di Freud. Un mondo che si apre, improvviso, e che converte una vita, e andavo a cercare in tutti quei sogni, i miei sogni, per capire attraverso la lettura di quel libro qualcosa di me. Leggevo il libro dei sogni per poter leggere i miei sogni, ma facevo esperienza soprattutto di un mondo nuovo. Io che facevo degli studi di allora di floricoltura, di agricoltura, aprire la Traundeutung è un'esperienza, diciamo, veramente passare dalla piscina al mare. Lo dico con tutto rispetto per l'agricoltura e la floricoltura. È veramente. Allora, in questo senso, Roma-Milano, l'incontro con Cristina Castelvecchi assomiglia veramente a quell'immagine che Althusser scolpisce all'inizio di un suo straordinario saggio filosofico intitolato Il materialismo aleatorio, pubblicato dopo la sua morte, in cui, per descrivere, diciamo così, la dimensione fondamentale dell'incontro,
descrive un giorno di pioggia, come oggi, guardato attraverso una finestra. Da bambino mi ricordo, mi soffermavo molto nell'osservare le gocce che si depositavano sulla finestra e che poi precipitavano, ma non precipitavano mai verticalmente, secondo una traiettoria già definita, ma era un continuo incontrare un'altra goccia che poi si divideva in due, partivano percorsi differenziati. È quello che gli antichi atomisti e poi Lucrezio definivano clinamen, quel piccolo spostamento della goccia dalla caduta perpendicolare che rende possibile l'impatto con un'altra goccia e che dà luogo a un altro incontro della goccia con un'altra goccia. Milano-Roma, Castelvecchi, l'idea di riunire tutti questi libri, che certo ha a che fare con la mia età. Quando si arriva a una certa età uno dice, vabbè, prima che mi venga un colpo metto insieme i pezzi, no, della mia, del mio lavoro intellettuale. Quindi questo sarà il primo di una serie di volumi dove io cercherò di riunire quello che ho fatto quotidianamente, quasi, scrivere. Ho fatto tante prefazioni, per esempio, ho rilasciato tante interviste. A maggio Feltrinelli pubblicherà un libro a cui sono molto caro, di tutti gli articoli politici che ho scritto, diciamo, dal 2011 ad oggi. Insomma, dopo i 60 anni uno pensa, meglio che raccolgo quello che ho fatto, perché ogni giorno è un dono, no? Ogni giorno è una grazia. E quindi per lasciare qualcosa è bene riunire quello che si è fatto, non disperdere. Aggiungo un'altra cosa, quando noi leggiamo un libro, lo accennava Federica, e vale per tutti gli autori, tenete conto che questi libri, tranne pochissimi che mi sono stati gentilmente chiesti dai giornali per cui lavoro, Repubblica, La Stampa, che mi hanno chiesto recensisci questo libro, li riconoscerete facilmente, diciamo, tranne questi due o tre in cosa sono, dal 2011, in 15 anni di lavoro, è capitato due o tre volte. Io ho detto fatemelo leggere, perché non è possibile per me recensire un libro brutto. In queste recensioni noi non troverete mai una recensione contro. Non è nel mio stile, non mi interessa scrivere libri contro, scrivere recensioni contro. A me interessa vedere il meglio. Quindi di quel libro cerco di dire quello che mi ha insegnato. Allora, tutti gli altri libri sono libri che ho scelto. Quindi sono libri che in qualche modo dicono qualcosa di me, in questo senso un'autobiografia intellettuale. E allora, quando noi facciamo esperienza del libro, certamente facciamo esperienza del mare, cioè di un mondo che si apre su un altro mondo rispetto al nostro io, ma facciamo anche un'altra esperienza, e su cui ho insistito, diciamo, in un libro dedicato al libro pubblicato da Feltrinelli, A Libro Aperto, dicendo che quando noi leggiamo ci sentiamo ogni volta letti dal libro che leggiamo. Non siamo semplicemente noi che leggiamo il libro, ma siamo, mentre leggiamo, letti dal libro. Lo stesso vale per la pittura, quando guardiamo un quadro. Non siamo semplicemente noi che guardiamo il quadro, ma è il quadro che ci guarda. Quando ascoltiamo la musica, non offriamo semplicemente il nostro orecchio passivo al fluido sonoro che entra nell'orecchio. Come dire, l'incontro con un'opera d'arte, la pittura, il libro, la musica, non è una fruizione passiva in cui noi ci facciamo versare, appunto, le immagini, la pittura, le parole, la letteratura, i suoni nella nostra testa. No. Noi siamo letti dal libro, siamo visti dal quadro, siamo ascoltati dalla musica. La musica che noi ascoltiamo, che selezioniamo, è la musica che ci ascolta.
Ma cosa vuol dire che la musica, facciamo l'esempio della musica, che la musica che noi scegliamo è la musica che sa ascoltarci? Non siamo noi che ascoltiamo, l'ascoltiamo perché quella musica sa ascoltarci. Un esempio tra i tanti che potrei fare è quando da ragazzo ho incontrato per la prima volta la musica di De André, le canzoni di De André. Che cosa ho incontrato? Qualcosa che semplicemente entrava nelle mie orecchie. No, ho detto, quella mi ascolta, quella mi sta rispondendo, mi sta ascoltando, diciamo così, ciò che io vivo, da parole, immagini, suoni a ciò che io vivo. Lo stesso per me vale per Bach, vale per Vivaldi, vale per Marrakesh, vale per gli autori che io amo e che mentre ascolto mi ascoltano. Questo è il grande legame dei ragazzi, soprattutto nell'adolescenza, con la musica. Adesso, diciamo, il posto di De André è stato preso da Marrakesh, è stato preso dai rapper, mio figlio mi ha ovviamente introdotto a Marrakesh, ma c'è lo, come dire, è chiaramente un altro mondo, è un altro universo, ma i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati. Chi li ascolta? Oggi i rapper, che usano la parola in un certo modo, la declinano in un certo modo, e i nostri figli si sentono ascoltati da quella musica. Più della musica, più del cinema, che non del libro. Allora, uno degli auspici di questo libro è anche avvicinare la lettura, avvicinare